Siamo pronti per la preparazione del secondo secondo. Allora, che cosa ci propone Mimmo? Allora, facciamo dell'agnello, delle costolette d'agnello al ginepro. Ah, benissimo. Quindi siamo ai due agnelli, quindi ci vuole l'agnello. Conosci l'agnello? Come fa? Come fa l'agnello? Agnello sempre agnello. No, no, com'è il verso dell'agnello? Come fa? Come fa? No, non fa così. Come fa? Non lo so, tu lo sai? Tu lo sai, Mimmo. Non sanno qualcuno come fare. Deve sapere. Lupo. Ha fatto la battuta. Ha fatto la battuta. Vabbè, andiamo alla preparazione. Vai. Pentola. Pentola. Mettiamo una noce di burro dentro. Solito di aglio. Aglio. Quanto? Sì, va bene così. Incorporiamo del ginepro dentro. Ginepro. Voilà, portiamolo sui fuochi. Andiamo sul fuoco. Allora, il ginepro che cosa sprigiona, Mimmo? Sono delle bacche di ginepro e di là che fanno anche il gin. Cioè, è molto molto buono, sì. Dal ginepro viene anche il gin, lo sapevi? No. Nemmeno io. Molto buono. Adesso lo sappiamo, prima non lo sapevamo. Allora tu gira là rimestando, benissimo. Agnello. Ecco. Abbiamo messo l'agnello a cuocere. Senti, è inutile che vi chiedo, vi faccio questa domanda, però la facciamo. Qual è la provenienza di questo agnello? Eh beh, di Martina. Tutta la carne che prendiamo la prendiamo a Martina, ah, sì. Benissimo. Tu sai che la carne di Martina è pregiatissima, Amanda. Questo è veramente il territorio del vivere bene e del mangiare sano. Tu dove vivi? Lascia tutti, vieni qua da noi in Puglia. Ti facciamo sindaco, ti facciamo tutto quello che vuoi. Non sarebbe male, eh. Vabbè, ma un sindaco che cucina anche. Vabbè, io ci terrei a vedere il mio sindaco, anzi il sindaco di Taranto, alle prese con i fornelli. Chissà che se un giorno ci riusciamo. Magari mettiamo tutti e due, il sindaco Stefano e Amanda Fox. E il sindaco di Martina. E il sindaco di Martina Franca anche. Come si chiama il sindaco di Martina? Lo sappiamo? Sappiamo come si chiama il sindaco di Martina? Eh? Ancona. Anche il sindaco di Martina Ancona. Ancona, lo conosci? No, però salutiamo. Lo salutiamo. Poi ce lo portiamo qui. Tu prepari e noi mangiamo. Poi facciamo al contrario. Nel senso che noi prepariamo e poi. Guarda che colore. Vabbè. Che colore? Questo è il vino rosso? Sì, il vino rosso, un primitivo. Primitivo, Martina Franca. Martina Franca, anche aziende vinicole ci sono importanti qui a Martina, produttrici di vino. Quindi, oli. Oli. Io pensavo di aver detto oleifici, invece ho detto vinicole. Vabbè, tanto è uguale. Senti, a proposito di questo agnello, che tipo di età c'ha questo agnello? Questo è non è un agnellone, è un agnello. Andiamo intorno ai 13 mesi, 13-14 mesi. Quindi diciamo che è proprio in quel periodo che rende una carne ancora più tenera. Sì. Tenera sì. Non è un agnellino, però è un agnello. Ok. E ride, Amanda, è contenta e soddisfatta. Che dobbiamo fare? Dobbiamo girare ogni tanto. Facciamo girare la aiuto cuoca, no? Vai, Amanda, non ti scottare. Aspettate. Sì, non so qua. C'è tempo. Ah, ma sei brava. Sembri nata proprio per cucinare un agnello. Brava. Ok. Aspiterina, guarda. Alzare la fiamma. Senti, come facciamo a accorgerci che l'agnello ha raggiunto la cottura? E dalla compostezza della carne quando ci tocca. Adesso ancora. Spesso quando la carne è molto spessa c'è difficoltà per riconoscere se dentro si è cotta, no? Cioè, quando si fanno le carni in umido, tipo scaloppine, carni fatte con il vino, brasati, si batte sempre un po' la carne, non si lascia mai. Altrimenti avrebbero una cottura molto lunga, di svariate ore. Mi mancava la conoscenza. Sbattere, cioè dobbiamo pestare la carne. Benissimo.